Ciao belli, siamo in finale! Tutti in finale! In finale all'Olimpico, perché siamo ancora in gioco. Perché se dovessimo vincere all'Olimpico varrà il discorso dello scontro diretto e quindi passeremo noi. Quindi siamo ancora lì, siamo ancora in ballo ed è da anni, da tanti anni ormai, che non arriviamo fino all'ultima di campionato con qualcosa in ballo, con una partita importante. Quindi pochi cazzi, bisogna andare all'Olimpico e mettercela tutta. Metterci la stessa voglia che c'era ieri, perché ieri i giocatori hanno messo la voglia, la determinazione in campo, ma con molto più cinismo, molta più testa. E in un certo senso è forse la cosa migliore che potesse capitarci questo epilogo, perché forse la partita di ieri contro il Sassuolo può esserci di lezione. Di lezione perché abbiamo preso una scoppola, adesso rientriamo in corsa e l'entusiasmo potrebbe essere bello forte nel gruppo, perché hanno toccato con mano la fuoriuscita dalla Champions, no? Quindi adesso sanno cosa, hanno avuto un assaggio di cosa si prova e può essere che tirino fuori quel quid in più per la finale all'Olimpico. Provo a vederla in maniera positiva. Devo dire però che questo uomo qua, Spalletti, Luciano Spalletti, il capoccione pelato, e a parte avere un culo grande come una casa, perché veramente gli va tutto bene, pazzesco. Anche all'inizio, quando sbagliava cambi, cose, gli andava bene, prendeva il risultato. Ma questo qui, Spalletti, deve imparare da Zenga. Zenga, uomo vero, pazzesco. Ho visto uno streaming del Crotone e c'era Zenga all'intervallo, uscendo dal tunnel, che urlava in una maniera pazzesca, sembrava indemoniato. Forza ragazzi, all'arrembaggio, andiamo a battagliare, andiamo a battagliare, ma urlava come un pazzo, cioè una carica pazzesca. Spalletti deve fare questo, altro che il filosofo. Allora, all'Olimpico è la finale, e me ne fotte un cazzo della filosofia, il bel gioco, bisogna vincere, non me ne fotte di un cazzo di niente del resto. Quindi, devi mandare in campo 11, altro che leoni, dinosauri, devi mandare dei T-Rex in campo. E devi, tu anche, tu sei l'allenatore, la condizione fisica, ma anche quella mentale, dipende dall'allenatore, devi tirarli come delle fucilate, come delle corde di violino, non so, e mandarli in campo come dei tori, perché io non voglio star fuori dalla Champions League. Non esiste, non esiste, non esiste che stiamo fuori dalla Champions, non esiste. Sarebbe una sconfitta, un fallimento pazzesco, perché Spalletti può andare a dire in conferenza stampa: no, bisogna anche considerare il nostro miglioramento. Non me ne fate un cazzo! Porca puttana, sei l'Inter, devi andare in Champions, hai la possibilità, non puoi fallire. Non esiste fallire. E devi essere contro tutto. Cioè, dovessimo anche avere un episodio arbitrale contro, non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Oggi il Crotone ha avuto un episodio arbitrale contro perché il rigore non era nettissimo. Perché c'era un fallo prima, insomma, vabbè. Comunque, hanno messo tutto il cuore possibile in campo e sono riusciti anche a ribaltarla. E meritavano forse anche di vincere perché De Vrij poi ha salvato un gol fattissimo. E la Lazio, ripeto, perché anche poi tanti tifosi laziali che poi rosicano, prendono in giro. La Lazio non ha gioco, ragazzi. Questa è la tredicesima partita che vedo della Lazio, non tre, due, la tredicesima partita. La Lazio non ha un gioco puro. Semplicemente va bene perché in Serie A e perché ha un gioco che in Serie A funziona. Continuano a buttare dentro questi palloni, buttano dentro tra rimpalli, colpi di testa. Poi hanno dei giocatori abbastanza fisici. Savic è bravo anche di testa, quello che manca a Rafinha invece, no? E quindi riescono a fare dei punti, a prendere dei risultati, via. Ma il Crotone oggi ha giocato meglio, tra virgolette, della Lazio. È che non hanno le capacità tecniche, quindi poi sbagliano dei passaggi, delle cose, buttano via dei palloni. Però la Lazio veramente non ha meritato di vincere, c'è poco da fare. E se noi sappiamo giocare, cioè sappiamo, se noi andiamo a giocare come sappiamo, possiamo vincere contro la Lazio. Perché, vi dico solo una battuta, noi abbiamo Cancelo, 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 loro hanno Caicedo che fa cagare il cazzo. Poi con noi farà 4 gol, vabbè. Questa è un'altra storia. Comunque, ragazzi, c'è poco da fare. Io continuo a guardare Spalletti. Ce l'ho qua davanti. Guardate la foto. Sono qui il calendario dell'Inter. Continuo a guardarlo perché spero di, non so, di infondergli la telepatia e l'interismo. Perché è chiaro che lui non è un interista, cioè lui è un professionista che è lì. Ma qua c'è bisogno di un interista. Oggi Zenga sembrava che giocasse più per l'Inter che per il Crotone.
Addirittura il cartone deve vincere, ok? Perché ha bisogno di punti, si gioca la salvezza. A un certo punto erano sul 2-2 alla fine, Cordaz va a riprendere il portiere del cartone, va a riprendersi il pallone assolutamente per velocizzare, per cercare comunque di vincerla, e Zenga dice calma, calma, perché sa che all'Inter basta anche il pareggio. Chiaro, la mia è una dietrologia, però comunque il senso è che ci vuole un interista. Spalletti devi essere interista nell'ultima partita. Più di ogni altra cosa, non me ne frega niente della filosofia, non mi frega di nulla, di nulla, delle super cazzole in conferenza stampa, che tra l'altro anche Mourinho gli rimproverava a suo tempo. Non so se vi ricordate Mourinho che ce l'aveva con Spalletti per queste cazzate qua. Vabbè, comunque, andiamo e giochiamocela. Potrei dire mille cose, beh, mi ero già preparato mille video anche insomma, per parlarvi di alcune cose, perché poi diciamo proprio qualche secondo, ho già sentito prima della partita, chiaramente, no? Quando si pensava di essere fuori, un sacco di interisti, youtuber anche grossi, famosi, che sparano a merda contro la società, oppure c'è quell'altro che sapete che ce l'ha contro Icardi, quell'altro ce l'ha con quella, insomma, uno schifo pazzesco, una marea di cazzoni avariati, perché quello sono, che sparano così, giudizi a caso, perché poi non argomentano. Sta gente qua spara a caso, ma non argomenta, non ha dati, non ha argomentazioni, non ha conoscenze per dire, fare un ragionamento, non c'è ragionamento, non c'è logica. Sparano a merda contro la società, che società intendo tutto, non intendo la proprietà, intendo chi ce l'ha col giocatore, chi ce l'ha con l'allenatore, a prescindere, chi ce l'ha con. Cioè, bisogna ragionare. Tu puoi fare delle critiche, io spesso ho criticato anche Spalletti, ma su delle basi, su dei ragionamenti, su delle argomentazioni, se no non vale niente. E poi vedi una valanga di gente che bravo, forza, così, vai, e incitano e si aizzano uno con l'altro. Una marea di puttanate, una marea di puttanate. Veramente è uno schifo. Quando l'Inter va male, viene fuori tutto il peggio, tutta l'ignoranza più becera che c'è nella tifoseria, e si autoalimenta, perché poi il tifoso è di pancia, quindi se trova qualcuno che si sfoga, ecco, gli va dietro e non ragiona, che però magari pensa, no, sto facendo il male dell'Inter, perché in realtà non sono proprio così le cose, bisognerebbe vederci un po' meglio, bisogna documentarsi un po' di più, bisognerebbe capire, ma è vera o no sta cosa, ma ha un senso oppure no, ma è sbagliato. No, non si chiedono niente, vanno, vabbè, insomma, è una merda, è una merda. Chiuso il discorso, scusate lo sfogo, la parentesi, però veramente mi rompe i coglioni vedere certa gente che poi influenzano, perché hanno anche un bacino di utenza molto ampio. Però quello è il prodotto che tanti, soprattutto magari i giovinastri, i giovani, gli adolescenti, così, vogliono vedere, purtroppo è quello. Cioè, l'ignoranza prevale sull'intelligenza, sulla cultura, c'è poco da fare. Infatti, cioè, pensate anche alla TV, cos'è che va? Il trash, va la merda, va il litigio, l'urlo, quello va, non va il programma documentario, il programma di approfondimento, non interessa un cazzo a nessuno, perché ma non perché non sia interessante, perché è difficile da stare a sentire, perché ci vuole un po' di voglia, curiosità e anche intelligenza per capire, per mettersi lì e dire, provo a capire un po', provo a stare a seguire, sto un po' attento e ascolto, e cerco di migliorarmi, no? Perché prendo delle cose. No, si preferisce lo schifo, la scenata, l'insulto, lo sfogo. Chiusa parentesi, ripeto. Vabbè, comunque, forza Inter, ragazzi. Andiamo all'ultima. Spero che ci sia più gente possibile all'Olimpico. Bisogna sostenere la squadra e crediamoci. Cioè, abbiamo il diritto e il dovere di crederci. Dovere soprattutto. Siamo l'Inter, bisogna vincere. Non mi importa niente di nulla, bisogna vincere. Rafinha, ho visto che ha fatto il capitano ieri in campo, perché sostanzialmente a livello di comportamento era il capitano. Spero che Icardi, che insomma, questa possibilità di giocarsela fino in fondo, possa rincuorare, possa dare forza e voglia e maturità ai giocatori in campo, tutti, compreso Icardi, che comunque sarebbe il capitano, no, reale. E magari si riscatti dalla brutta prestazione che ha avuto ieri, perché comunque è un giocatore forte, ieri ha accecato la partita. Fatto
Forza Inter, crediamoci fino in fondo, amala, 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 condividete il video, è un appello a tutti, questo qua, è un appello a tutti, non solo di tifare l'Inter, ma anche il discorso che ho fatto su cos'è il bene dell'Inter, sugli sfoghi, perché è importante, vogliamo migliorare come tifoseria, vogliamo migliorare come tifosi, come interisti, allora prendiamo per buone queste cose qua, ragioniamoci, vi dico che è la verità, però ve la butto lì, è uno spunto, ragionate su queste cose qua, ragionate. E pensateci, e se sostenete questa roba qua, condividetele, ma non condividete me. Ecco, io quando chiedo una condivisione, a differenza di tanti altri, non chiedo una condivisione del mio personaggio, perché io non sono un personaggio. Non so, io, ve ne rendete conto, no? Io non sono un personaggio. Io sono il rappresentante di un'idea che è da voi condivisa, da tanti che mi seguono, insomma, no? Quindi non sono altro che uno di voi che però magari ha la voglia, la capacità di esprimersi, la conoscenza, ecco, e quindi faccio video per quello. Ma non sono un personaggio, quindi quando condividete i miei video, voi condividete voi stessi, condividete un'idea che avete anche voi, condividete un ideale, una mentalità. E questa è una cosa che è oltre qualsiasi, è una cosa sublime, è una cosa che va oltre tutto quello che è i social normali, le condivisioni, i personaggi. Io la vedo così, io la vedo così. Quindi per questo vi dico, abbiate fiducia in voi stessi, cioè abbiate la voglia di condividere voi stessi, cioè quella che è la vostra idea. Se vi rappresento, se vi sentite rappresentati, condividetevi. Questo vi chiedo. Basta, poi posso anche cambiare, no? Potete anche bocciare il mio nome, quello che volete, ma l'importante è che l'idea, che la mentalità vada avanti, perché il mio obiettivo è questo qua. Bello svelato, il mio obiettivo è migliorare più che posso nel mio piccolo, anche se è l'1%, migliorare l'ambiente interista, informarlo il più possibile, farlo ragionare, far sì che possiamo essere dei tifosi migliori, un po' più completi, meno di pancia, ma ci vuole anche quella, ci vuole anche la. Cioè, io non è che sono serioso, cioè la passione la vedete, traborda da tutti i pori, eppure questo, cioè, uno passionale non vuol dire che debba essere per forza ignorante di pancia. Si può essere passionali anche documentati, anche ragionevoli. Secondo me, questa è la visione che porto io. Quindi condividete, like al video, iscrivetevi. Forza, 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 grande Zenga, lo voglio all'Inter. Prima o poi lo voglio all'Inter. Forza Inter.